siamo a Pergola, cittadina dell'entroterra marchigiano, precisamente nella Val Cesano, media alta Val Cesano, una cittadina posta a 265 metri sul livello del mare, quasi 7.000 gli abitanti tra capoluogo e frazioni. Una zona ricca di storia, famosa negli ultimi anni per il contenzioso con Ancona per la collocazione dei bronzi dorati di Pergola, provenienti da Cartoceto di Pergola, ora posti definitivamente nel museo locale. Come avete potuto notare dalle immagini, siamo alla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola e dei prodotti tipici locali, svoltasi nei giorni 5, 12 e 19 ottobre 2014. In questo primo video ci troviamo all'interno dello stand del tartufo. Chiedevo, com'è stata l'annata? È aperta da poco la stagione, però già si preannuncia ottima. Le piogge del tartufo quando è precisamente? Dall'ultima domenica di settembre fino alla fine di dicembre. Quindi è aperto da poco. Due mesi, diciamo, a tornare. Però già si vede. Sta andando bene? Sì, sì, già si vede la quantità. Buono, insomma. Dai tartufo qui. Sì. L'ultima domanda. La fiera qua a Pergola come sta andando? C'è gente, risponde? Sì, sì. Quest'anno c'è stata tanta gente, quindi anche i prezzi, essendo bassi i prezzi, si riesce anche a vendere abbastanza tartufo. Come avete potuto ascoltare nell'intervista, la stagione, pur essendo agli inizi, si prospetta buona per il tartufo, tanto che i prezzi non sembrano eccessivamente alti. Ed infine una carrellata di immagini su vari prodotti in cui viene utilizzato il tartufo, a partire dalle salse tartufate, per passare ai formaggi, al riso e alla pasta.